Bentornati, bentornati. Dovete sapere che a quest'ora a Buckingham Palace è l'ora del tè. E io ho deciso di replicare anche qui nel nostro studio a Detto Fatto e prendere il tè con una persona molto, molto speciale. Carla! Eccoci qui, che bello! Eccola qua, la nostra meraviglia. Ci prendiamo un tè insieme, proprio l'ora giusta. Ah, eccoci qua, Carla. Allora, facciamoci due belle chiacchiere tra donne. Davvero. Finalmente rilassiamoci, perché pensate, questa rubrica si chiama 50 sfumature di Carla. Ora, Carla, mi domandavo, ma è una cosa maliziosa? No, assolutamente. Ho pensato che è importante in certi casi approfondire degli argomenti che diversamente non si ha occasione appunto di fare. Quindi oggi parleremo insieme di un tema molto importante. Tipo? I colori. Ah. Quanto emozionano i colori. Ah, i colori, i colori. Ho imparato, Carla, guarda, come sto col mio bougainville. Guarda, sei bravissima. Devo dire che hai scelto il colore perfetto. Era bougainville. Perfetto. Allora, Carla, allora oggi parleremo quindi dei colori, in particolare di uno? Iniziamo col bianco, in onore tuo naturalmente. Ah. Tu sai, l'origine del tuo nome è molto importante, deriva dal germanico blank, lucentezza, splendore. Pensa che nome, io ringrazierei la tua mamma ufficialmente perché è stata bravissima. Devo dire che io ringrazio la mia nonna. Ah dai, è stata lei. Mia nonna paterna che non c'è più. Si chiamava Bianca, è nata nel 17, all'epoca questo nome era assolutamente non particolarmente usato, però lei era talmente con questa carnagione chiara, con questi capelli chiari, gli occhi azzurri, color ghiaccio, che quando la videro disse era una stella che brilla, chiamiamola Bianca. Bianca, e che bello, bellissima questa storia. Non ho molto quei colori, però... ma ce l'hai dentro tu. Me li hanno trasmessi dal cuore. Allora, abbiamo detto quindi che il bianco rappresenta la purezza, la sacralità, la conoscenza. Per esempio, Carla, sto imparando a conoscerti in questi giorni e ho capito che i colori per te non sono solo colori, ma chissà quante sfumature appunto di bianco esistono. Pensa, ce ne sono tantissime qui alle mie spalle, in effetti ho raccolto una serie di bianchi, saranno almeno 15, tutti con delle declinazioni diverse. Per esempio il primo, questa camicetta, allora, che bianco è? Il primo si chiama Pristine White, che ha una traduzione ed è bianco immacolato. Allora, hai presente quando facciamo il bucato, il detersivo all'interno delle pagliuzze blu? Ed è un azzurrante, quindi un bianco lancinante. Lancinante. Sì. E nel tuo linguaggio come si chiamerebbe questo bianco? Ha un nome? Pristine White. Pristine White. White. Ricorda, io a casa lo chiamo quando è bianco bianco. Che bianco bianco. Sai quando è una cosa proprio bianca bianca? Ma poi c'è un immaginario speciale. Quando pensi al bianco ci sono proprio delle figure iconiche che ti ricordano, ti riportano alla... Gandhi, per esempio. Se tu pensi a Gandhi... Io, per esempio, a me viene in mente Marilyn Monroe. Anche. Con il suo abito famoso, abito bianco, che il vento, eccolo qua. E qui proprio ci racconta che non c'è bisogno di usare colori forti, neri, rossi, fucsia, il bianco è seduttivo. È seduttivo e poi la regina della seduzione nel film del 62, se non sbaglio, Ursula Andress, la Bond Girl con questo bikini insomma, bianco. Bellissima lei, molto seducente, però qui c'è una nuance diversa di bianco. Questo è un coconut milk, ossia un color latte di cocco che è leggermente più scuro rispetto al bianco ottico, quindi un po' più caldo. E tra l'altro ti regalerei un segreto. Sei pronta? Sì. Allora, tu hai una vita molto dinamica, attiva, il lavoro, la bambina, gli mille impegni. Magari siamo anche nel periodo della Fashion Week e ti invitano a degli eventi. Arrivi a casa per cambiarti e vedi il viso un po' tirato. Anche tu, ahimè, soffri un po' la stanchezza. Potrebbe. Apri il tuo guardaroba, devi scegliere una camicia bianca. Ti suggerisco di scegliere quella con una tonalità più calda, come il latte di cocco. Perché in questo caso il viso risulterà più riposato. Se mi scegli l'altra, il bianco, 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 il viso è molto più segnato. Mi raccomando, donne da casa, ricordatevelo questo segreto. Senti Carla, non lo so perché io il latte di cocco
latte di cocco sapevo che facesse bene alla linea, ma non sapevo alle rughe. Vabbè, invece Carla, che cosa pensi del Total White? Ah, il Total White spacca, perché l'occhio viene catturato dal bianco, dalla luce, quindi vogliamo fare effetto, vogliamo diventare personaggi iconici, e ce l'ha raccontato bene Madonna nel video di Vogue, ha utilizzato il bianco. Come Total mi piace White. Quando dici Vogue! Vogue! Mamma mia, vogliamo la vogliamo rivedere Madonna? Eccola! È bellissima, molto fashion questa clip, videoclip, è meraviglioso. È proprio vero che quando si indossa il bianco, insomma, non si passa inosservato. No, certo. Devo dire che non è solo Madonna, una delle star che ha utilizzato il colore bianco, ma per esempio anche altre star lo hanno fatto, come per esempio Elvis Presley, Michael Jackson e Mara Venier. Eccoli qui, beh, entrambi nel loro campo naturalmente sono diventati iconici. No, devo dire che è strano anche questo mix and match. Devo dire che al posto della la zia Mara io insomma sarei onorata di vedere questo composite in compagnia di questi due grandissimi, certo. Insomma, mostri sacri. Certo. Allora, mi viene in mente ancora un altro grande mito che spesso utilizzava il bianco, David Bowie, vediamolo. Avanguardista puro, performer, lui ha anticipato la gender e qui veramente ha un look pazzesco ed è in bianco, quindi questo non a caso, questo colore spacca. Senti, ma è vero il detto, Carla, che chi si veste di bianco non va in bianco? Cioè nel senso che è molto sensuale come colore. Certo, è molto seducente, ti dico, perché cattura lo sguardo, l'interesse, l'intenzione, e quindi è da utilizzare sapientemente, soprattutto negli incontri a due. Capito? Per capire? E allora andiamo a Sanremo, perché anche nella famosa kermesse il bianco la fa da padrone. Guarda un po' chi ti faccio vedere, abbiamo Nada nel 1969 e Anna Oxa che in quell'occasione nel 94 non cantava ma presentava il festival. Nada, te la ricordi come cantava? Ma che freddo fa, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Uè uè. Quello lo so, eh. Io ti amo quando esci fuori insomma dal tuo personaggio storico e ti lasci andare alla musica. Anna Oxa conduceva quel Sanremo dove c'è stata bellissima Giorgia con il Poi che ha spopolato. Insomma, andiamo avanti perché voglio parlare di Anna Tatangelo nel 2011, di Arisa nel 2019 e di Achille Lauro che cantava Rolls Royce, Rolls, Rolls Royce. Royce. La sai? Una canzone, so solo quello, il titolo, che è tutto un programma, tra l'altro. È tutto un programma. Qui Total White per tutti, cara Carla. Via. Insomma, poi tanto alle macchie ci pensano Titti e Flavia. Esatto. E andiamo avanti. Ci affidiamo a loro. Anche la First Lady d'America spesso utilizza il bianco come colore, insomma, per i suoi outfit. Vediamo sì. Melania Trump in queste immagini. Pensa, il bianco non accetta compromessi e impurità, il bianco è onesto, quindi lei in quella posizione doveva essere credibile, no? E quindi in questo caso il bianco era l'unico colore da indossare. Perfetto, allora insomma, un altro mito da sfatare, Carla, io te lo devo proprio chiedere, ma è vero che il bianco ingrassa? Allora, diciamo che non aiuta la linea, c'è solo però una persona al mondo che ha utilizzato un outfit bianco appena partorito, ed è lei. Kate Middleton, coraggiosa! Coraggiosissima! Pensa, questa era la sua seconda gravidanza, e effettivamente è rimasta magrissima e ha usato un abito bianco. Beh, devo dire, insomma, complimenti a Kate. E io ti ringrazio ovviamente, Carla, grazie per averci svelato i segreti del bianco, bianco e wine. Di tutte le sue sfumature. Grazie, grazie, grazie. Carla Gozzi!